Bentornati al campo lì di Bocale, amici sportivi, vi parla sempre Domenico Geria che vi racconta le emozioni di questa sfida tra Bocale e Atmo Estilese. La prima frazione di gioco si è chiusa sul parziale di 1-1. Il botta e risposta avvenuto tra le due formazioni a segno Martinez nella Stilese all'undicesimo minuto, il pareggio di secondi proprio nel recupero prima dell'intervallo che ha rimesso in parità le sorti dell'incontro. Si riparte dunque dalla parziale di parità come era iniziato il match. Vedremo se i due tecnici non dovrebbero aver effettuato sostituzioni durante il riposo. Fischia il direttore di gara, si riparte per questa seconda frazione di gioco con gli stessi 22. Fa freddo, fa molto freddo qui a Bocale, c'è un vento forte, gelido, che mette in difficoltà anche i tifosi che calorosi stanno seguendo questo incontro. Molti sono i ragazzi provenienti da Stilo per seguire i loro beniamini. Parte subito in avanti il Bocale, guadagna una punizione Postorino. Postorino, ricordiamo, nel primo tempo si è reso protagonista di un tentativo che si è stampato sulla parte esterna del palo. Calcio di punizione battuto a sorpresa da Foti, a cercare lo scatto sulla destra, il cross è lungo, Secondi guadagna il calcio d'angolo, Leo Secondi. Protestano i calciatori della Stilese, chiedevano che il pallone fosse già uscito al momento del cross. Intanto è rimasto a terra Secondi nel tentativo di mantenere in campo il pallone, è rotolato quasi fino al muretto di protezione intorno al campo. Il calciatore è fuori, il dottore Rodal sta intervenendo per le cure del caso, quindi si può riprendere, si può battere questo tiro dalla bandierina, l'ottavo per il Bocale, il settimo nel primo tempo è stato quello decisivo che ha portato al pareggio proprio del calciatore in questo momento a bordo campo. Angolo di Foti, la palla è lunga, il colpo di testa in area di rigore, protesta Bianchi, vorrebbe un calcio di rigore per un tocco con la mano. Può ripartire adesso però la Stilese, per l'arbitro è stato tutto regolare, ottimo l'anticipo di Wojcik che cerca Postorino prova il taglio, murato dall'avversario, Postorino resiste alla carica, scarica su Foti che gira subito sulla sinistra per Fava, però il pallone è troppo lungo, cerca di trattenerlo in campo ma la palla rimbalza, il calciatore la tocca quando è già oltrepassato la linea di bordo campo. Intanto rientra Leo Secondi, recupera la sua posizione in mezzo al campo, ricordiamo quest'oggi a causa delle assenze di Guerrisi per squalifica e di Laurendi per infortunio, Secondi sta giocando al fianco di Foti a centrocampo, al fianco di Foti e di Parrello. Calcio di punizione adesso per fallo di Foti sull'attaccante della Stilese Iri Bisaro. Tirotta, cerca lo scatto sulla sinistra di Tedesco si accentra con il destro, pesca da quest'altra parte un compagno ma il pallone è troppo lungo, mal calibrato il lancio. Il Bocale può ripartire con una rimessa laterale. Fava riparte con le mani da Calarco. Secondi, Bianchi, Calarco, riparte con calma l'azione del Bocale, ristabilita la parità, certamente adesso ci sarà modo per poter gestire diversamente la ripresa alla ricerca del gol del sorpasso. Non concede tregua il pressing della Stilese, gli attaccanti pressano fino alla linea difensiva avversaria. Foti di prima, gira su Barbuio, buono il primo tempo dell'argentino. Foti contrastato da Iri Bisaro perde il pallone, riparte Pistininzi, scivola però, recupera per il pallone per un attimo, aggredito da Barbuio, lo perde e può ripartire adesso Secondi di prima per lo scatto di Carbone sulla destra. Carbone è largo, aggredito da Alfarano e guadagna il tiro dalla bandierina Carbone. 9-3 il conto dei corner quando siamo al corso del quinto minuto di questo secondo tempo.
Fodi è pronto a battere dalla bandierina. Palla sul secondo palo, il colpo di testa di Bianchi, termina alto, non sfrutta bene l'occasione Bianchi. Rimessa da fondo campo affidata al portiere della Stilese Simonetta, è lungo per Tirotta e il Bocale può usufruire adesso di una rimessa laterale e ripartire. Intanto Secondi si avvicina alla panchina, ancora qualche cura per l'argentino che ritorna però subito nel vivo del gioco portando avanti il pallone. Foti aggredito, per il Postorino perde il contrasto, la Stilese può tentare di ripartire, ci sarà da valutare attentamente quella che sarà la reazione della Stilese dopo il gol preso allo scadere del primo tempo. Intanto c'è un lungo lancio per Martinez, lo scatto dell'attaccante, dell'autore del gol del vantaggio momentaneo della Stilese è troppo lungo, adesso il tocco di Fava per Parrello, Tirotta lo riconquista la sfera, Parrello però subisce fallo, Secondi cerca sullo scatto sulla destra di Postorino solo contro due, tenta di andare sul fondo, Postorino il tocco in mezzo allontanato dalla difesa della Stilese, tenta adesso di ripartire in contropiede ma Barbuio compie un grande recupero e interrompe l'azione, la Stilese nuovamente in possesso palla ma un grandissimo recupero di Barbuio che in questa partita sta facendo davvero una grande impressione. Parrello difende il pallone, passa in mezzo a due, cerca lo scatto di Carbone che controlla male il pallone. Foti in contrasto recupera palla, Carbone tocco in avanti per lo scatto di Postorino in posizione di fuorigioco, a quanto pare il guardaline è molto indeciso fino alla fine, ha alzato la bandiera solamente dopo che l'attaccante era scattato verso la porta indisturbato. Stilese può ripartire adesso, non controlla bene Tedesco, la palla termina in rimessa laterale in favore del Bocale. Aggredito Secondi da Papaleo, subisce fallo, può ripartire l'azione del Bocale, un calcio di punizione, Foti avanza palla al piede, tocco centrale per Barbuio, di prima lo scambio con Postorino, Barbuio se ne va bene, Postorino servito, salta il portiere, Postorino e la palla in rete, il vantaggio del Bocale, il gol di Postorino al termine di una meravigliosa azione. Una meravigliosa azione impostata da Foti, rifinita dalla triangolazione tra Postorino e Barbuio, ed è Postorino che al minuto numero 9 di questo secondo tempo si porta in vantaggio sulla Stilese. Due partite, due gol per l'ex attaccante dell'Aurora. Thank you.
Riparte dunque il gioco con l'Astilese, che adesso è costretta ad inseguire il risultato. Il gol al nono minuto del secondo tempo firmato da Postorino. Il secondo gol di Postorino con la maglia del Bocale. Il gol del 2-1 al nono minuto del secondo tempo. Un'azione meravigliosa impostata da Foti. La triangolazione tra Postorino e Barbuio, i due nuovi del Bocale, ed è Postorino che salta anche il portiere e deposita nella porta sguarnita, portando avanti il Bocale sul risultato di 2-1. E adesso è l'Astilese a dover inseguire dopo aver condotto per tutto il primo tempo. Per Postorino si tratta del secondo gol in due partite con la maglia biancorossa, ma davvero ottima la prestazione quest'oggi di Barbuio, che sta facendo veramente una grande partita, una grande prova anche in fase di ripiegamento e di sacrificio. Riparte l'azione del Bocale, un rilancio in avanti a cercare Carbone, la difesa dell'Astilese recupera e prova a ripartire. La verticalizzazione però è fuori misura per Papaleo e Leonardi può tranquillamente rientrare in possesso del pallone e perdere qualche istante prendendo un po' in giro anche l'avversario con qualche finta di troppo. Leonardi con le mani adesso si accinge a rilanciare per i compagni con il vantaggio ritrovato. Il Bocale può adesso amministrare diversamente la partita. Fallo laterale adesso in favore della formazione di mister Laface in posizione offensiva. Si prepara intanto una sostituzione sulla panchina dell'Astilese. Mentre la verticalizzazione biancorossa viene fermata dalla difesa dell'Astilese. Rilancio lungo, Bianchi fa buona guardia, serve secondi all'indietro per Wojcik che non tiene il pallone in campo. Il tocco è fuori misura. Adesso c'è la prima sostituzione del match. Ancora attende di poter entrare in campo il calciatore dell'Astilese, ma intanto se ne va Carbone sulla sinistra, puntato dall'avversario, difende il pallone con i denti Carbone e guadagna la rimessa laterale. Si procede adesso al primo cambio per l'Astilese, mister Leotta manda in campo Nicola Zannino, maglia numero 15, entra se non vado errato al posto di Manno, certo, ma chiedo scusa. Tredicesimo minuto, dunque prima sostituzione nell'Astilese, è uscito certo ma ed è entrato Zannino. C'è la rimessa laterale adesso in favore del Bocale. Foti con le mani cerca in area di rigore. La palla arriva a Carbone che prova una girata improbabile di testa e fa su il pallone il portiere Simonetta. Stilese adesso prova a manovrare. Il Bocale serra i ranghi. La verticalizzazione per Papaleo, scatto sulla sinistra di Papaleo, inseguito da Calarco, all'indietro. Ancora Papaleo in possesso della sfera, il tocco all'indietro per il nuovo entrato Zannino. Gira su Conè. Conè a destra per capitano Pistininzi. Tocco centrale per Tirotta che va sul fondo inseguito da Fava. Fava con un tocco lo ferma, erano in tre su di lui. All'indietro Tirotta per Pistinzi, il cross, colpo di testa tentato di Rebisaro. La difesa del Bocale per qualche istante era riuscita ad allontanare. Ancora pallone in possesso dell'Astilese. Secondi però si intromette e riesce a guadagnarsi un fallo, un calcio di punizione al limite della propria area di rigore, fa rifiatare i suoi.
a livello statistico, se vogliamo, possiamo anche ben dire che i gol di Secondi nel primo tempo e di Postorino nella ripresa sono i primi segnati dal Bogale contro la Stilese, considerando i due precedenti dello scorso anno terminati 1-0 all'andata in favore della squadra delle Otta e 3-0 al ritorno. Parziale dunque di 4-0. Tocco dentro di Postorino di testa a cercare Carbone e preda di Simonetta, che riparte cercando i compagni sulla destra. Conè avanza palla al piede, il lancio è fuori misura e si spegne direttamente a fondo campo. Leonardi si accinge a rimettere in gioco la sfera con estrema calma. Adesso il Bogale conduce, ricordiamo, per 2-1. Non c'è motivo per la formazione biancorossa di accelerare le operazioni, cosa che invece adesso spetta a quella di mister Leotta. Barbuio lotta ancora con Zannino apre sulla sinistra, lo scatto di Tedesco anticipato da Wojcik, prova la falcata il giovane terzino polacco che salta due avversari, il tocco centrale non c'è, però il compagno cercava Foti che era in posizione un po' arretrata. Tirotta adesso prova il taglio Martinez, ma c'è la buona chiusura di Bianchi, di Calarco. Secondi, poi allarga su Postorino. Postorino fermato fallosamente. Viene fermato fallosamente da Tedesco. Diciassettesimo minuto del secondo tempo, primo cartellino giallo della Stilese. Viene ammonito il numero 2 Antonio Tedesco, che ha fermato fallosamente Postorino. Proteste da parte del pubblico assiepato alle spalle dei calciatori proprio nel punto in cui è avvenuto il fallo, alla parte opposta rispetto alla nostra postazione. Postorino resta a terra, intanto cure mediche da parte del dottore Rodà, ancora una volta intervenuto in questo match. Calcio di punizione, si sta per battere Foti. Foti, palla bassa, a cercare lo scatto di Barbuio che arriva prima del portiere e tenta una giocata incredibile, la palla attraverso tutto lo specchio della porta, arriva da quest'altra parte per Parrello, contrastato da Conè e l'arbitro assegna la rimessa da fondo campo. Ma davvero una grande occasione per Barbuio. Riparte la manovra della Stilese adesso. Conè, Pistilinzi, Tirotta, aggredito da Parrello. Conè ancora. Pistilinzi non trova Varchi. La manovra della squadra di Leotta in questo momento sotto nel punteggio al Campoli dopo aver condotto per quasi tutto il primo tempo. E il fallo adesso a centrocampo di Conè, che interviene duro su Secondi. E un altro intervento molto duro, probabilmente al limite dell'ammonizione. Per l'arbitro Longo però non è da sanzionare col cartellino, dunque resta a terra Secondi.
Ricordiamo la situazione di classifica delle due formazioni alla vigilia di questo match: Bocale terzo insieme all'Africo a quota 24 punti, Stilese al quinto posto, pari merito con la Rombiolese a quota 23, un solo punto a separarle in questo momento, e il Bocale avanti di ben 4 punti, aggancerebbe la gioiosa impegnata domani. Sta per riprendere il gioco con il... quando siamo nel corso del 21esimo minuto, si sta per riprendere il gioco. Siamo collegati in questo momento anche con la trasmissione Universo Dilettanti di Antonello Merenda in diretta. C'è stato il gioco fermo per alcuni minuti per fallo di Leo, fallo su Leo Secondi. La punizione di Foti a cercare sulla destra lo scatto di Postorino. Poco fa ricordiamo la grande occasione avuta da Barbuio sulla punizione geniale di Foti, pallone in verticale, Barbuio ha saltato anche il portiere, dalla linea di fondo campo ha cercato la porta, la palla ha attraversato tutto lo specchio senza insaccarsi, terminando dalla parte opposta dove poi è sfumata l'azione con Parrello contrastato da Conè. Un'ottima occasione per l'argentino che avrebbe potuto bagnare con il gol il suo esordio in maglia biancorossa. Ancora in fase d'attacco adesso il Bocale, si cerca Carbone che difende il pallone in mezzo ad avversari, lo perde, lo recupera adesso Postorino, ma Carbone commette fallo e la Stilese può ripartire con un calcio di punizione dalla propria area di rigore. Continuano le proteste da parte della formazione ospite e c'è un'altra sostituzione in arrivo per la formazione di Mister Leotta. Sta per entrare in campo il numero 14, Andrea Fraietta, classe 99. Il tunnel adesso di Pistininzi su Parrello, recupera palla però Calarco, cerca sulla sinistra proprio lo scatto di Barbuio, la finta di Barbuio, perde un attimo il pallone, tocco viene fermato però dall'ottima chiusura di Conè, contrastato adesso Conè nel suo incedere da Leo Secondi. La palla termina in fallo laterale, c'è la sostituzione in arrivo, 23esimo minuto, entra Fraietta ed esce il numero 18 Conè. Mette in gioco con le mani proprio il nuovo entrato Fraietta, guadagna una rimessa laterale in posizione più avanzata. C'è adesso la sostituzione nel Bocale, sta per entrare Pasquale Gatto, il giovane classe 2001, entra al posto di Carbone. Anche quest'oggi il centravanti non è riuscito ad andare a segno. Sta per uscire anche un under, si tratta di Ernest Wojcik, ottima la prova del terzino polacco. Al suo posto sta per fare il suo ingresso in campo il numero 14 Daniele Genoese, che va dunque a rinforzare con l'esperienza la difesa. Davvero un'ottima prova quella di Wojcik quest'oggi. Riparte il gioco con la rimessa laterale di Fraietta a cercare di rotta. Fraietta, pallone respinto. Il Bocale prova a ripartire adesso. Barbuio il terminale offensivo più avanzato in questa circostanza. Parrello difende bene, scarica su Fava.
in avanti Fava, la sponda destra di Barbuio a cercare Gatto, la chiusura tempestiva di Tedesco, riparte adesso la Stilese nella propria metà campo, palla al piede, Tirotta sceso fino ai limiti della propria difesa per impostare l'azione. Secondi per un momento tocca il pallone, resta in possesso della formazione giallazzurra che guadagna una rimessa laterale. Rimessa di Alfarano, il tocco a seguire si spegne a fondo campo. Rimessa da fondo campo affidata adesso a Leonardi, la palla supera la metà campo, la sponda di testa di Secondi, triangolazione con Barbuio, ancora Barbuio a cercare lo scatto di Gatto, Gatto manda fuori la palla Gatto, ma era comunque in fuori gioco. Stilese in avanti adesso alla ricerca del gol del pareggio, la formazione di Leotta che dopo aver subito il gol del 2-1 ha patito una sorta di contraccolpo psicologico, di fatto non si è mai resa pericolosa dalle parti di Leonardi. Si sta giocando il 27esimo minuto di questa seconda frazione di gioco, il risultato ricordiamo Bocale Admo 2, Stilese 1. Dopo il vantaggio di Martinez all'11esimo del primo tempo, il pari nel recupero della prima frazione firmato da Secondi e il sorpasso di Postorino ad inizio ripresa. Calcio di punizione adesso per la Stilese. Proverà ad impensierire Leonardi forse con una battuta in porta. Sul pallone c'è Tirotta, un altro compagno. Palla in mezzo, il colpo di destra, la palla resta a centro aria, viene allontanata dalla difesa del Bocale, resta però sulla tre quarti, prova a ripartire Parrello con un tocco in avanti per lo scatto di Barbuio, se ne va Barbuio in campo aperto, Barbuio è solo davanti al portiere, Barbuio, il tocco e la palla in rete, il 3-1 di Barbuio. Il 3-1 di Barbuio in contropiede, il gol all'esordio dell'argentino che corona una grande prestazione con questa rete. Festeggia il Bocale che si porta sul doppio vantaggio adesso dopo aver patito per tutto il primo tempo alla ricerca del pari, adesso con questo contropiede magistrale impostato dal tocco in avanti di Parrello e la rete di Barbuio che resiste alla carica di un difensore e sull'uscita batte il portiere Lofredda con un tocco preciso nell'angolino. Intanto altra sostituzione della Stilese, entra Lombardo. Sostituito Manno, il numero 6 Manno. È il 29esimo minuto del secondo tempo. È in campo dunque Lombardo, classe 93, con la maglia numero 17. Calcio di punizione sulla tre quarti adesso in favore della Stilese che deve rimontare due reti al Bocale, un Bocale che ha cambiato faccia, ha cambiato volto, più forte anche della sfortuna dopo dopo i tre pali colpiti nella prima frazione di gioco.
calcio di punizione adesso che si appresta a battere la Stilese, quando siamo alla mezz'ora di questo secondo tempo, 15 minuti più recupero al termine della partita, Bocale sul vantaggio di 3-1 grazie al gol di Barbuio, che esordisce con la rete, un gol in contropiede impostato da un tocco perfetto di Parrello, lo scatto dell'argentino che ha bruciato i difensori percorrendo tutta la metà campo avversari in solitaria, e giunto davanti al portiere lo ha freddato con un diagonale preciso. 3-1 per il Bocale, adesso un calcio di punizione sulla tre quarti per la Stilese, che è costretta, dopo aver guidato il match per buoni 35 minuti nella prima frazione di gioco, si ritrova adesso sotto di due reti con un quarto d'ora circa più recupero da poter, in cui poter tentare di rimontare lo svantaggio. Ricordiamo la Stilese che viene da ben 6 vittorie consecutive e vedrebbe interrompersi quest'oggi con questo risultato questa striscia positiva. Calcio di punizione, la palla sorvola di poco l'incrocio, pericolosissima la Stilese con questa esecuzione, se non vado errato da parte di Certomase, se non ho visto male. Riparte adesso da Leonardi, l'azione del Bocale, calcio di punizione, chiedo scusa, battuto da Zannino, ovviamente Gertomà è stato sostituito, non poteva essere lui ad aver calciato il pallone. Intanto viene ammonito Leonardi per perdita di tempo. Riparte l'azione con Leonardi che rimette in gioco. Interrotto nuovamente dal direttore di gara. L'azione, stava ancora forse annotando il cartellino giallo proprio nei confronti del portiere del Bocale. Deve rimettere in gioco quindi il pallone. Lancio lungo tagliato, supera la metà campo, Gatto contrastato da il difensore, riparte adesso la Stilese, tenta di recuperarla, rimessa in gioco, Genoese schierato adesso sulla destra al posto di Wojcik, che ha disputato un'ottima prestazione. Arbitro, è finita! Rilancio con le mani lungo di Genoese a cercare lo scatto di Gatto. Difende bene la difesa della Stilese. Rilancio in avanti. Il portiere, c'è un calciatore giallo-azzurro a terra. L'arbitro fischia. Calcio di punizione in favore della formazione di Mister Leotta, che ha già usufruito di 3 sostituzioni quando mancano al termine 12 minuti più recupero in questo incontro, che il Bocale ha trovato la forza di ribaltare mostrando un rinnovato carattere, un rinnovato vigore che era mancato nel mese di novembre. Tocco in avanti per lo scatto di Gatto, troppo lungo, ancora una volta c'è l'ottima uscita di Simonetta. Zannino, la Stilese adesso si riaffaccia in avanti, controlla male per un attimo il nuovo entrato Fraietta sul pressing dell'avversario. La Stilese comunque in possesso del pallone ancora. C'è stato un fallo forse di Bianchi sul portatore di palla, l'arbitro non se ne ravvede, lascia proseguire e Barbuio calcia in avanti a cercare un compagno che però non si trova. Verticalizzazione tentata da Zannino, viene fermata dal muro biancorosso, che adesso può ripartire in 2 contro 1.
perde il pallone, sbaglia però l'appoggio Postorino per Gatto che glielo restituisce in maniera imprecisa. Postorino però è in possesso del pallone, si è risistemata la difesa della Stilese. Postorino prova ad andare via sulla destra, tenta il cross, smorzato, la palla si impenna, viene allontanato da un difensore che subisce il fallo da parte di Secondi. C'è il quarto cambio adesso per Mister Leotta, sta per entrare in campo anche Iorfida. Trentaseiesimo minuto del secondo tempo, si sta giocando al posto di Iorfida, prende il posto di Tirotta, uno dei migliori comunque della formazione giallo-azzurra. Decisivo al momento dell'assist nel primo tempo che valso il vantaggio. Non ci arriva e scivola da Postorino, può avanzare sulla sinistra la Stilese, il contrasto vinto da Bianchi. Barbuio tenta di andarsene, di lanciare, subisce fallo cercando di lanciare Gatto, viene fermato fallosamente, stretto da due avversari, e il Bocale può guadagnare ancora dei secondi preziosi a metà campo con un calcio di punizione. Foti cerca Postorino sulla destra, perde il contrasto, la Stilese riparte, Bianchi spazza, la palla termina in fallo laterale, non può tenerla in campo Postorino. Ancora il Bocale intercetta i passaggi della formazione giallo-blu, la finta, un bello stile di Tedesco, e il Bocale riconquista il pallone dopo la bella giocata di Tedesco ad aggirare Gatto. Calcio di punizione nuovamente in posizione centrale per la formazione biancorossa. Non smette di soffiare il vento impetuoso su Bocale, un vento gelido che mette in difficoltà sia i calciatori che gli spettatori presenti, che nonostante tutto restano ad assistere a questo incontro appassionante ed emozionante. Ci prova adesso la Stilese, per un attimo perde il pallone l'attaccante della Stilese, il contrasto in difesa genoese, la riconquista, lancia poi per lo scatto di Postorino. Postorino per Gatto, Gatto se ne va sul fondo, Postorino prova a mettere in mezzo, Barbuio viene anticipato, si scontra con un difensore. Bocale però riconquista la sfera, il pallone viene messo in fallo laterale da Foti, cioè Secondi si era per un momento messo fuori, forse stanco, stremato l'argentino. Ci prova adesso la Stilese, il tiro a giro, bellissima la chance di Martinez che al 39esimo minuto era Papaleo che, decentratosi sulla sinistra, si è accentrato portandosi la palla sul destro e ha sfiorato il palo opposto mettendo i brividi a Leonardi. Adesso se ne va per un attimo Postorino, contrastato da tre avversari, si guadagna un altro calcio di punizione in posizione offensiva all'altezza quasi del vertice sinistro dell'area di rigore della Stilese.
salgono pochi elementi del Bocale in avanti. D'altronde rischiare di prendere gol in contropiede sarebbe davvero inutile. Chiudere il conto con un quarto gol invece potrebbe essere rendere finale di match davvero molto più sereno. Punizione di Foti, la palla liftata, il tocco a centro area di Bianchi che non si tende col compagno, anzi non era Bianchi, si trattava di Genoese, il nuovo entrato Genoese. Iniziato il 41esimo minuto di gioco in questo secondo tempo, Gatto arriva sul fondo contrastato dal difensore, guadagna calcio d'angolo. Siamo nuovamente collegati con Universo Dilettanti in diretta, siamo al 41esimo minuto di questo secondo tempo, risultato sempre di 3-1 per il Bocale che sta continuando ad attaccare per chiudere il match. Poco fa un'occasione per la Stilese, l'unica di tutta la ripresa per la formazione di Mister Leotta, con un destro a giro dal vertice dell'area di Pavaleo che si è spento di poco oltre il secondo palo. Calcio d'angolo intanto di Foti, svetta Tedesco, allontana la difesa della Stilese, ma la riconquista nuovamente il Bocale. Prova adesso sulla destra ad avanzare e a rendersi pericoloso, chiudere il conto adesso con la quarta rete, si guadagna un calcio d'angolo, un altro per il Bocale postorino. Si tratta del 11° tiro dalla bandierina per la formazione di Mister Laface, che nella prima frazione ne aveva battuti ben 7, proprio il 7° era stato quello decisivo che aveva portato al pari, e nella ripresa il grande ribaltone firmato dai gol di Postorino e Barbuio. Nuovamente calcio d'angolo quando siamo al 42esimo minuto del secondo tempo. Ancora andrà Postorino questa volta a battere, anzi sempre Foti. Foti la mette in mezzo, il colpo è stato tentato da Genovese con la mano, con la punta delle dita. Simonetta manda in calcio d'angolo salvando sul palo. Ancora un altro calcio d'angolo. Ancora un nuovo tiro dalla bandierina in favore del Bocale, si tratta del 12°. Foti nuovamente. Postorino, il colpo di testa di Genoese che attraversa lo specchio della porta e si spegne oltre il secondo palo. Due chance dunque su due calci angolo di fila per Genoese, che nella prima circostanza ha impegnato Simonetta, sul secondo tentativo invece ha sfiorato il secondo palo. È ripartita adesso la Stilese, secondi fa buona guardia, manda il pallone in fallo laterale. Zannino con le mani cerca Iorfida, che va, Lombardo che va via bene slalom, ma c'è un contrasto al limite dell'area. Subisce il fallo Parrello. Resta a terra anche, se non sbaglio, Calarco. Nel contrasto di pochi secondi fa si è fatto male Calarco. Nuovo intervento medico in campo per il Bocale. Siamo al 44esimo minuto del secondo tempo, un minuto e mezzo più recupero al termine del match, il Bocale che conduce per 3-1. Ha ribaltato il risultato dopo il vantaggio della Stilese maturata all'11° del primo tempo con Martinez. Poi tre legni che sembravano indicare una partita, una giornata storta, l'ennesima per questo Bocale in questo autunno inoltrato. Un novembre nero con le tante occasioni sprecate che avevano portato un solo punto in tre partite alla formazione di Mister Laface. Di contro invece una Stilese che è lanciatissima proprio in questo tra fine ottobre e in questo inizio di dicembre aveva ottenuto 6 vittorie consecutive, risalendo dalle ultime posizioni della classifica fino alla quinta.
tanto con Calarco che al momento è fuori dal campo. Si risistemano in campo per non correre rischi, calciatore Bovale, barbuio di testa, allarga sulla sinistra a cercare Parrello che si destreggia bene, subisce fallo e c'è un nuovo calcio di punizione per il Bovale sulla corsia sinistra in posizione offensiva. Bene Parrello, quest'oggi gli under biancorossi hanno disputato una prova davvero positiva. Punizione di Foti, la sponda di tentato, tenta la rovesciata, improbabile. Gatto, la palla termina tra le braccia del portiere. Ottima interdizione di Foti, guadagna una rimessa laterale la Stilese. Lotta a centrocampo Parrello, recupera palla insieme a Gatto, ma commettono fallo i due su Zannino. Tenta il tutto per tutto in questi minuti di recupero, il recupero che è già iniziato da un minuto. Martinez viene anticipato prima di poter calciare in porta. Scambiano Zannino e Pistininzi. Il Bovale riconquista palla e può partire in contropiede. La ripartenza di Postorino che brucia l'avversario. Entra in area Postorino, tenta il tocco, ma all'uscita del portiere Simonetta ferma l'avanzata dell'attaccante del Bovale, sulla quale faceva buona guardia comunque il diretto marcatore. Avanza sulla corsia mancina la Stilese. Ha rivoluzionato la squadra in questa ripresa mister Leotta, ma non ha ottenuto la reazione sperata dopo il gol del 2-1 di Postorino, che ad un punto di vista psicologico e delle occasioni ha di fatto chiuso l'incontro. Solo una volta la Stilese si è affacciata dalle parti di Leonardi con Papaleo, quando già il risultato era comunque sul 3-1. Postorino va via in bello stile, attende che Gatto rientri dal fuorigioco. Barbuio tenta la verticale proprio per il giovane Gatto, che ha già segnato con la maglia della prima squadra. Questo ragazzo del 2001 ha segnato in Coppa Italia contro il Gallico Cadona, non si è ancora sbloccato invece in campionato, dove qualche occasione l'ha già avuta nelle precedenti partite. 2 minuti e mezzo di recupero sono trascorsi. Recupera nuovamente palla il Bovale, Gatto solo contro tutti, prova ad andarsene, viene fermato da 3 avversari. La Stilese prova a ripartire, Gatto resta a terra dolorante, continua a giocare la Stilese, Fava riconquista il pallone, avanza ma lascia sfilare a fondo fallo laterale per consentire le cure del caso al giovane compagno. È iniziato il 4° minuto di recupero qui a Bovale, siamo sempre sul parziale di 3-1, sta per effettuare la 3ª sostituzione il Bovale. È iniziato il quarto minuto di recupero, è quasi completato, attendiamo adesso di vedere quanto farà giocare il direttore di gara. Quando siamo sul risultato di 3-1, nuovamente collegati con Universo Dilettanti, il Bovale sta effettuando la 3ª sostituzione del suo incontro. Vediamo chi sta per entrare. Rispondi! Gioco fermo, avanza, esce dal campo applaudito Barbuio, davvero un esordio con i fiocchi per lui, che alla Regione Mediterranea è passato come un elemento semi sconosciuto. Entra al suo posto Brancati, che va ulteriormente a rinforzare il reparto difensivo biancorosso. E adesso la Stilese può riprendere il gioco, probabilmente verrà restituito il pallone che Fava aveva depositato in fallo laterale. Si sta giocando il 5° minuto di recupero, però praticamente l'ultimo minuto e mezzo il gioco è rimasto fermo. Fava adesso con le mani, dopo la restituzione della sfera, serve Foti,
Foti in verticale cerca lo scatto di gatto, fermato dall'ottimo intervento difensivo di Toscano che è di prima. Serve in profondità Martinez, tenta la battuta che termina alle stelle, tentativo sprecato per poter chiudere almeno con il 3-2 da parte di Martinez, che aveva sbloccato l'incontro all'undicesimo minuto, ricordiamo, si era messa bene per la Stilese, che ha subito poi la crescita del vocale, che non si è demoralizzato dopo i tre legni colpiti nel giro di 10 minuti, e proprio allo scadere del primo tempo ha trovato il pari con Secondi nella ripresa. Prima Postorino al nono, poi Barbuglio firmano il 3-1, che in questo momento diventa definitivo dopo 5 minuti di recupero. Dunque l'arbitro dice che può bastare, vince il vocale 3-1 contro la Stilese. Dopo 6 vittorie consecutive la Stilese si ferma, il vocale ottiene il secondo successo dopo aver vinto contro la Villese una settimana fa e prosegue la rincorsa alla vetta della classifica. Per oggi è tutto dal Campoli di Bocale, vi possiamo restituire la linea ribadendovi il risultato finale: Bocale Admo 3, Stilese 1. A dopo per le interviste post partita ai protagonisti di questo match. Allora, mister Leotta, si interrompe quest'oggi la vostra striscia positiva, eravate partiti bene, subito il vantaggio, poi avete subito un po' la crescita del vocale, più sulle occasioni però che sul gioco, almeno nella prima mezz'ora. Forse nella ripresa avete subito il contraccolpo psicologico del 2-1. Sì, guarda, come hai detto, come ben hai detto tu, il primo tempo siamo partiti bene, col piglio giusto, abbiamo subito trovato il gol, abbiamo fatto qualche ripartenza importante, loro ci hanno messo in difficoltà con tante palle del bravo Foti che metteva dentro, difficile traiettorie perché tra l'altro c'era molto vento, difficile leggere quelle traiettorie, hanno colpito due pali, però qualche occasione nitida in ripartenza ce l'abbiamo avuta anche noi. Purtroppo prendere il gol forse a poche manciate di secondi dalla fine del primo tempo un po' l'abbiamo pagato a caro prezzo il secondo tempo, a mio avviso. Ecco, è stata comunque una Stilese che non ha mai rinunciato a giocare, soprattutto nel primo tempo ha dimostrato che le 6 vittorie consecutive ottenute non sono frutto del caso, è una Stilese che rispetto all'inizio della stagione è trasformata. No, guarda, non sono d'accordo su questo perché la Stilese oggi ha regalato 45 minuti agli avversari che hanno grandi meriti, perché non sto io a dire il vocale la squadra che è, però noi siamo usciti dal campo forse penso dopo il 2-1, ma forse anche già a fine primo tempo dopo l'1 pari, perché è rientrata in campo una squadra irriconoscibile, una squadra disunita, lunga, che ha pensato poco a giocare, tanto a fare chiacchiere in campo, e questo non va bene per noi perché dobbiamo restare umili e restare con i piedi per terra. Ha provato a correggere anche con il talento e l'esperienza dei calciatori che aveva in panchina, non è servito però. Dove è che la Stilese ha perso oggi la partita, se vogliamo trovare un momento cruciale dell'incontro? Io non ho il dono di prevedere il futuro, ma penso che se il primo tempo si chiudesse sull'1-0 il secondo tempo sarebbe stata molto più dura per il vocale metterci in difficoltà. Logicamente abbiamo cercato di giocarcela per vincerla anche il secondo tempo, però mai eravamo scarichi, anche i cambi non hanno dato quello che potevano dare, quello che hanno dato comunque in altre occasioni, e contro una squadra così questi errori li paghi a caro prezzo. Allora mister, una vittoria fatta di cuore, grinta, dopo quel gol a freddo e quei tre pali che sembravano veramente segnare l'ennesima giornata storta, il Bocale ha tirato veramente il cuore, l'ha gettato oltre l'ostacolo, ha rimontato e ha vinto poi quasi in scioltezza con una Stilese che nel secondo tempo è stata letteralmente surclassata. Ma questa squadra, io rispetto il parere di tutti, secondo me parlare di grinta e sacrificio, agonismo, permettimi, ti chiedo scusa, ma è riduttivo, perché questa squadra oggi ha dimostrato un grande gioco, un grande calcio, una grande organizzazione di calcio contro la migliore squadra che abbiamo visto fino adesso, che la Stilese è la migliore squadra incontrata fino adesso. I nostri non erano carenza di risultati di gioco, di applicazione di agonismo. Purtroppo è inutile ripetere, abbiamo perso due partite, Africa e Botricello, dove abbiamo meritato almeno 4 punti, almeno. E poi qua in casa con il Gioiosa abbiamo visto come è andato a finire, però è anche vero che col Gioiosa al limite del pareggio ci può stare, anche perché la Bagnese domenica ha pareggiato a Gioia.
Oggi abbiamo fatto una grande partita sul piano tattico, sul piano tecnico, sul piano del gioco, altro che i tuoi colleghi sulla Gazzetta domenica scorsa dicevano poca organizzazione, grande organizzazione del gioco, perché con questa Stilese nel secondo tempo vento contro non so quante squadre avrebbero reagito. Abbiamo fatto una reazione da grandissima squadra, abbiamo fatto una reazione da una squadra che finalmente ha preso convinzione dei propri mezzi. Ieri qualcuno rideva, qualche scienziato del calcio, quando abbiamo preso Matias, abbiamo visto di che cosa è capace, è entrato a tutti e tre gol, un giocatore che ci tornerà sicuramente utile nel resto del campionato e onestamente devo dire bravi ragazzi, bravi a tutti. Dobbiamo migliorare in quell'ingenuità dove abbiamo preso il gol oggi, insomma ogni volta regaliamo un gol. Però la squadra si è ripresa, ha dimostrato di avere gli attributi, ha dimostrato di avere di crederci, ha dimostrato di avere compattezza. Io questa settimana l'avevo visti e l'avevo detto ai ragazzi, sta oggi al ristorante nel pre-gara, nell'analisi pre-gara, avevo detto che avevo visto una squadra trasformata, tante giocate che la settimana scorsa sembravano impossibili, questa settimana sono state fatte, ci siamo applicati con più convinzione, con più autostima, con più determinazione. Questo significa che a noi mancava la vittoria, i tre punti sono arrivati anche se magari facendo un secondo tempo soffrendo a Villa, però va bene così, e nessuno ti regala niente, questo è un campionato difficilissimo, fino ad oggi noi abbiamo 27 punti, sono sudati, abbiamo consumato il tollice di sudore, bravi ragazzi, che bravissima la società che non si è, questa è una grandissima società, lo ripeto, fino alla noia non merita la promozione la società, perché non si è scoraggiata quando tutti dicevano dove andate, ormai vi conviene puntare ai playoff oppure pensare all'anno prossimo, mentre loro non hanno mai mollato, non hanno mai lasciato, anzi ci siamo potenziati e lunedì arriverà ancora un altro ritocco a centrocampo, per cui ci crediamo, ci credevamo prima, ci crediamo anche adesso, anche se bisogna stare con i piedi per terra già da domani mattina a pensare a giocare contro il San Pietro e Maida, che è una squadra fortissima fatta da grandi calciatori, uno su tutti è l'Audi. Ecco, dopo il palo di Postorino, la traversa di secondi, l'incrocio dei pali di Foti sotto di un gol, per un attimo ha pensato non è giornata? Sì, ho pensato che anche oggi c'era sempre qualcuno che deviava, abbiamo preso un palo e due traverse, cioè un errore del nostro portiere sull'uscita del primo gol, loro fanno gol, un mezzo errore di Simonetta sul palo di Postorino e va sul palo, ho detto io, segno del destino, però sai, il segnale di aver fatto il gol poco prima della sospensione della fine del primo tempo significava molto, lì ci ha dato ancora la forza e la voglia, perché negli spogliatoi nessuno ha parlato del vento contro oppure di stare a proteggere. Il problema è di continuare a giocare come stavamo giocando e di poter fare gol per vincerla questa partita, anche se ti ripeto avevamo davanti una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore. Allora, avete interrotto questa striscia di vittorie con questa caduta vocale 3-1, eravate anche partiti bene con quel gol dopo 10 minuti, poi di fatto... Il primo tempo si è visto la nostra squadra che ha giocato bene, ha tenuto testa diciamo al vocale, poi sì, nel secondo tempo si è vista la superiorità di gioco diciamo del vocale contro le altre squadre, perché siamo calati un attimino sul campo di gioco, ci sono tre giocatori del vocale, sia l'8, il numero 7, l'11, che si è vista la superiorità in campo diciamo. È stata una bella partita, una delle tre belle partite nel campionato che a mio avviso ho visto, tra questa il Rombiolo e il Maida, le altre non ho, un pensiero mio non mi sono piaciute, però oggi abbiamo giocato al pallone. Accettiamo la sconfitta, si è vista la superiorità della squadra e boh. Probabilmente vediamo. Però. No, fate. Probabilmente la Stilese che in queste ultime partite ha ottenuto 6 vittorie di fila, quest'oggi nel secondo tempo non è scesa in campo, perlomeno dopo il gol del 2-1 non lo so che si è vista più. Non lo so che cosa è successo, ma sicuramente dopo il primo gol diciamo, che hanno preso nell'uscita degli spogliatoi sono calati i ragazzi, non si sono sentiti in forma, qualcosa è successo, però. Abbiamo perso e basta, dobbiamo accettare la superiorità del vocale. Allora Presidente, una vittoria in rimonta, ho giocato con un gran secondo tempo, c'è stato però un momento del primo tempo in svantaggio con i pali colpiti che sembrava una giornata storta e sembrava che quest'oggi dovesse arrivare un nuovo dispiacere con la Stilese.
Sì, infatti il primo tempo, scherzando con gli amici di Stilo, che mi avevano detto facciamo 3 punti e 3 punti, 3 punti li prendiamo qua noi, poi là, vabbè, naturalmente scherzando. Avevo pensato appunto che la partita si metteva malissimo, anche perché io avevo esortato il mister a cambiare qualcosina in quello che riguardava la preparazione, e questa settimana hanno dato veramente il massimo, hanno fatto veramente bene e si è visto in campo, siamo stati brillanti, veloci nelle azioni, nelle ripartenze, credo che non abbiamo sbagliato quasi niente tranne nel primo gol qualche uscita a vuoto, però assolutissimamente posso solo che complimentarmi con i miei dicendo che la Stilesa meritava nel primo tempo sicuramente qualcosina in più, ma nel secondo tempo è stato sotto gli occhi di tutti che non c'è stata storia. C'è stata una netta supremazia infatti nel secondo tempo, anche nel primo tempo da un punto di vista delle occasioni create, tante occasioni non sfruttate anche per un po' di sfortuna. Sì, però sono state azioni, scusa ti ho interrotto, sono state azioni su tiri da fuori, quindi non c'è stato il gioco brillante del secondo tempo, dove siamo arrivati in porta con la palla e abbiamo preso 2 pali e 2 traverse se non sbaglio, quindi ecco, anche lì in quella circostanza abbiamo dimostrato di avere qualcosina in più, però noi avevamo la brillantezza del secondo tempo. Il secondo tempo è la squadra che io e che tutti quanti speriamo di vedere giocare sempre. Il mercato dà ragione al Bocale, si può dire, con Postorino e Leonardi decisivi contro la Villese, oggi di nuovo Postorino, Barbuio che probabilmente è stato il migliore in campo, sì. Una prestazione esaltante, poi il gol del 3-1. Cosa possiamo dire di questo, soprattutto di questo ragazzo? Ci stiamo svenando, questo posso dire, ma a parte questo che è lecito, visto che siamo là, possiamo dire che sono ragazzi che si sono calati subito nella nostra categoria, ma soprattutto nella nostra società, dove hanno trovato affetto, benevolenza, ma soprattutto considerazione. E quindi ben venga questo tipo di iniziativa, cioè di questo tipo di comportamento. E domani molto probabilmente annunceremo un altro giocatore, domani o in settimana, per rafforzare più il centrocampo.